Io veramente resto basito dal mercato del Genoa, resto basito perché questo è un colpo straordinario. Infatti Ruslan Malinovskyi approderà al Genoa. Ma prima di parlarvene, like, iscrizione e campanella, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo colpo effettuato dal Genoa per l'appunto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi alcun contenuto che pubblico. Proviamo, cioè, parliamone. Allora, partiamo dal fatto che a me Malinovskyi come giocatore mi è sempre piaciuto tantissimo. Penso che sia uno dei giocatori più forti che io ho visto, veramente. C'è cioè, un giocatore sottovalutatissimo e non capisco per quale motivo, ma per quale motivo non tantissime squadre forti l'hanno voluto. Perché su Malinovskyi c'erano il Genoa che se l'ha accaparrato, poi parleremo di cifre, anche se non sono proprio, cioè nel senso che le cifre solitamente variano sempre un po' nei comunicati ufficiali, c'era su di lui il Torino e c'era su di lui il Beşiktaş. Diciamo che questa stagione non è stato incredibilmente efficace, nel senso l'Atalanta ha fatto 5 partite dal primo minuto su 15 in totale, ha giocato poco e non ha forse dimostrato il suo reale valore perché l'Atalanta quest'anno ha fatto più fatica, però gli altri 2 anni, il 2022 e il 2021, sono stati 2 anni galattici per lui. Sono stati 2 anni galattici, dopo andiamo a vedere tutto sul SofaScore, ma prima vi dico anche un po' quali sono le sue caratteristiche tecniche. Partiamo dal fatto che lui è un giocatore mancino ed è uno di quei giocatori che ti fa amare il calcio, che ti fa indubbiamente amare il calcio. Veramente, secondo me lui giocherebbe in quasi tutte le squadre di Serie A. Per me giocherebbe in quasi tutte le squadre di Serie A titolare. Cioè, io l'avrei voluto alla Juve. Non magari adesso, anche se alcune cifre, veramente un regalo, poi ne parleremo dopo. Ma veramente un giocatore incredibile. È un calciatore che quando l'ho visto all'Atalanta mi ha detto: questo è fortissimo. Che poi sicuramente non è un fenomeno, però stiamo parlando di un giocatore con indubbie qualità. La sua principale è il tiro da fuori, cosa che in Serie A ormai si sta sempre venendo meno, c'è sempre meno fantasia. E a me sapete benissimo quanto piacciono i giocatori particolari. Sapete benissimo quanto nel calcio amo la tecnica. Amo veramente la tecnica e a me non piace, per esempio, il tiki taka fatto male, però veramente i giocatori tecnici, quei giocatori che diciamo che mi piacciono i giocatori alla Dybala, giusto per dire. E Malinovskyi è un giocatore straordinario perché ha un tiro dalla distanza che in Serie A secondo me ce l'hanno in pochissimi. Secondo me è uno dei migliori per quanto riguarda il tiro dalla distanza. Io mi ricordo dei gol suoi con il sinistro, mamma mia, sotto all'incrocio, che erano una bellezza incredibile. Cioè, quei tiri lì all'incrocio erano una bellezza vederli. Incredibile, incredibile. Stiamo parlando di un giocatore, secondo me, sottovalutatissimo. E di questo colpo, fidatemi di me, non se ne parlerà. Di questo colpo non se ne parlerà mai perché ormai sti colpi qui, no? Questi colpi esotici, che in realtà non sono esotici, non sono esotici. Ormai, visto che non è andato al top club, ma andato al Genoa, questo giocatore non verrà neanche nominato. Fidatevi, poi in poche ci faranno un video su YouTube. Per il semplice motivo che ormai si sta andando sempre in una direzione in cui i club di seconda fascia, come per esempio il Genoa o questi club, scusatemi, un po' piccoli, ormai vengono un po' trascurati, diciamo così. Però ripeto, ha un tiro mancino incredibile, grande tecnica, ha una comunque importante stazza fisica. Ed è un giocatore che senz'altro non può giocare come unico riferimento centrale, ovviamente, perché non è un attaccante, ma con l'Atalanta ha giocato non mezzala, perché su me non è il suo ruolo, non ha giocato neanche regista, ma neanche lontanamente, ma ha giocato trequartista di sinistra o di destra. Questa è stata secondo me la sua stagione migliore in assoluto, quella 2020-2021, con 22 partite a titolare, perché lui, il giocatore, che non gioca sempre dal primo minuto,
però ha giocato 36 partite complessive, realizzando 8 gol e 12 assist. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che è andato in doppia cifra per gli assist ed è andato quasi in doppia cifra per i gol. Questa è stata secondo me la sua stagione migliore. Vede, gioca molto sulla tre quarti, specie di destra. Specie di destra, molto bravo sui calci d'angolo, molto bravo sui piazzati, ha un tiro incredibile. E sinceramente per questi giocatori io ho un debole. Però dall'altra parte, se ho un debole per lui calcisticamente, è l'incubo mio. Perché mi starete domandando? Perché lui è un giocatore che alla Juve segna sempre, almeno contro la Juventus, quando ha giocato ha sempre segnato. E io non ce la facevo più a vederlo in campo, perché questo segnava sempre contro la Juve, segnava ogni santa volta. Non ce la facevo più, perché è un giocatore talmente forte che fai molta fatica anche a marcarlo. Cioè, se lo lasci solo, lui ti spara quel tiro lì sotto l'incrocio. Cioè, è immarcabile questo giocatore, è immarcabile ed è secondo me fortissimo. Poi passiamo alla stagione 21-22, dove sì, ha giocato sempre un po' trequartista di destra, e possiamo notare che nel 2021-2022 i suoi numeri sono peggiori: 6 gol e 4 assist, ma 19 partite al primo minuto, 30 giocate, 30 giocate complessivamente. Nella scorsa stagione all'Atalanta ha fatto un pelo più di fatica, poche partite giocate a titolare e solamente un gol e 2 assist. L'anno scorso ha fatto fatica, ma anche perché Gasperini non lo voleva più in squadra, aveva detto voglio un profilo diverso. Mentre poi è approdato al Marsiglia a metà stagione, ha giocato più sulla sinistra, ma anche sulla tre quarti di destra. Ecco, ha giocato 13 partite al primo minuto su 20 in totale, mettendo a referto un gol e un assist. Se andiamo a vedere la sua stagione migliore, 2021, in termini soprattutto realizzativi, possiamo vedere anche che ragazzi, comunque dribbling riusciti 58%, è uno bravo sui dribbling, 1,4 uscite a partita, sicuramente bravo anche nei contrasti aerei, visto che è molto alto, bravo sui contrasti totali vinti, bravo sui contrasti terra vinti. Possiamo dimostrare che non è sicuramente un grossatore, ma è uno che è molto bravo sui passaggi, 86%. Ne ha proprio metà campo in termini appunto percentuali riusciti, tanta tanta roba. Segnava ogni 237 minuti, che è quasi un gol ogni 3 partite. Cioè, stiamo parlando di numeri fuori dal normale, fuori veramente dal normale. L'operazione si svolgerà, che in realtà si svolgerà l'operazione, si concluderà con un prestito con un diritto di riscatto. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. E questo, ripeto, è un gran colpo anche per le statistiche che vi ho fatto leggere prima. Questo, vi dico, può anche segnare 15 gol, se sta bene. Chiaro, 15 gol non li farà, però secondo me può arrivare in doppia cifra con il Genoa. Si può riscattare, si può assolutamente riscattare, ma ragazzi, il Genoa sta facendo un mercato, secondo me è uno dei migliori mercati in Italia. Cioè, sta sviluppando una squadra che può anche arrivare al decimo posto, per quanto mi riguarda. Chiaro, il Genoa secondo me non arriverà in quella posizione, ma per molte giornate per me sarà intorno alla dodicesima, tredicesima posizione, e poi secondo me perderà tanti punti alla fine e arriverà a sedicesima. Ma per me il Genoa farà una top stagione. E appunto su di lui c'era anche il Toro, che io non capisco per quale motivo non abbia affondato. È vero che hanno ripreso Vlasic, ma tra Vlasic e Malinovskyi io mi prendo 100% Malinovskyi, anche perché io non capisco tutta questa esaltazione nei confronti di Vlasic. Cioè, stiamo parlando sì di un giocatore forte, però non mi sembra un giocatore. Intanto continua, mentre Malinovskyi invece è un giocatore che all'Atalanta ha dimostrato anche di avere continuità. Qualche infortunio ce l'ha avuto, ma poca roba. Di certo non è un rottame, questo è un colpo qualità-prezzo 8-8,5 tutta la vita. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo colpo. Allora, mi pare che abbia rifiutato il Beşiktaş e il Torino non ha seriamente affondato.